Il contributo del MIUR nella disciplina dell'orienteering? Beh, il contributo non solo del Ministero, è il contributo di tutto il mondo della scuola, è il contributo della comunità educante, degli insegnanti, degli atleti, dei professori, dei dirigenti scolastici, è il contributo che il mondo della scuola dedica ogni giorno alle attività sportive in generale e in questa occasione si è concentrato sui mondiali di orienteering. È sicuramente un'occasione riuscire ad ospitare in Italia i mondiali di orienteering. Ringraziamo la Federazione Internazionale degli Sport Scolastici che ha assegnato all'Italia questo evento. 27 nazioni saranno presenti in Italia, a Palermo, per giocare. Dalla Francia, che è il luogo più vicino, alla Nuova Zelanda, che è il luogo più distante, 800 gli studenti atleti, ma il bello di questo evento è essere riusciti a coniugare lo sport con l'educazione, l'educazione con lo sport, ed essere riusciti a creare un evento da zero grazie al mondo della scuola. Dalle coreografie che si utilizzeranno per l'apertura dei giochi, al pranzo che sarà distribuito agli 800 studenti atleti, tutto frutto dell'impegno delle scuole, dagli alberghieri, ai licei artistici, ai licei linguistici, agli accompagnatori che seguiranno gli atleti in questo percorso che non è solo un percorso sportivo ma è anche un percorso culturale, si è realizzato e si realizzerà grazie all'impegno del mondo della scuola. Il prossimo anno il MIUR riuscirà a essere vicino ai campionati studenteschi di orienteering? L'impegno del Ministero rispetto allo sport orienteering non è in discussione. Pensate che nei licei sportivi l'orienteering è una delle prime discipline. Crediamo molto in quello che è lo sport scolastico, investiamo molto sulle discipline sportive e l'orienteering è certamente uno di questi che non potrà che svilupparsi col tempo. Quindi la FISO probabilmente si aspetterà una rivitalizzazione dell'attività sul territorio? La FISU già ha, secondo me, i numeri per dire che è rivitalizzata. I docenti credono molto in questo sport perché è uno sport completo, credono molto nell'orienteering perché, come ci diceva la professoressa Diamond, che è una delle 15 neuroscienziate al mondo viventi della Columbia University, è uno sport completo che non solo sviluppa il sano spirito della competizione ma sviluppa anche tutti quelli che sono gli elementi cognitivi.